Abbiamo in questo caso un rettangolo di cui conosciamo l'area, che è 147 centimetri quadrati. Eccola qua. Conosciamo il rapporto che c'è tra la base e l'altezza, infatti il problema ci dice che la base è il triplo dell'altezza, e vogliamo conoscere il perimetro. Se vi ricordate, il perimetro è uguale a due volte la base, in questo caso AB, più l'altezza, in questo caso AD. Allora, ovviamente, per risolvere il problema ci serve di conoscere la misura di AB e la misura di AD. Come possiamo fare per risalire a questa misura? Ovviamente dobbiamo sfruttare sia il dato dell'area sia il dato del rapporto tra base e altezza. In questo caso, dire che AB è il triplo di AD vuol dire che per costruire la base AB ho preso una volta il segmento AD e l'ho usato tre volte per costruire la base, quindi una, due e tre. In questo modo ho formato un rettangolo che posso suddividere in tre quadrati di lato AD, e di cui posso facilmente conoscere l'area, perché se chiamiamo i quadrati 1, 2 e 3, posso calcolare l'area di questi quadrati. Per esempio, l'area di 1 sarà uguale all'area di ABCD diviso 3, che è uguale a 147 centimetri quadrati fratto 3. E aiutandomi con la calcolatrice posso con molta semplicità calcolare il risultato, che è 49 centimetri quadrati. In questo modo ho scoperto quanto misura l'area di uno di questi quadrati. Essendo un quadrato, posso ricordarmi la formula che mi dice che il lato del quadrato è uguale alla radice dell'area. Perciò, per trovare il lato AD mi basterà fare la radice dell'area di uno di questi quadrati, cioè la radice di 49 centimetri quadrati, che è uguale a 7 centimetri. Ed ecco che ho scoperto quanto vale il mio lato AD. Ora, per trovare la base AB non devo fare altro che moltiplicare 7 centimetri per 3 e ottengo 21 centimetri, e in questo modo ho conosciuto sia la base sia l'altezza. Ora troviamo il perimetro con la formula che abbiamo scritto prima, eccola qua. Quindi il perimetro sarà uguale a due volte per AB vale 21 centimetri più 7 centimetri, che è quanto vale AD. Perciò 2 per 21 più 7 fa 28 centimetri, che è uguale a 56 centimetri. Ed ecco risolto il problema.